Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Toscana. Ma noi, senza perdere altro tempo, andiamo subito a vedere il sommario di questa puntata con i temi trattati dal Consiglio nella prima ripresa di settembre. Uno dei primi atti alla ripresa di settembre del Consiglio regionale è stata la seduta della commissione speciale che riguarda gli atti alluvionali che si sono svolti nello scorso novembre in Toscana. In particolare si tratta di una commissione voluta dai gruppi di opposizione per far luce sulle vicende subito nei giorni dell'alluvione, ma anche per far luce e cercare di stimolare un dialogo tra maggioranza e opposizione e anche il governo centrale per cercare lo stanziamento dei fondi per l'aiuto delle popolazioni e delle imprese colpite. Noi ascoltiamo dalle voci dei consiglieri come è andata la prima seduta in audizione in cui era presente il presidente Giani e l'assessore all'ambiente Monni. Io credo che molta strada debba essere ancora fatta rispetto alla prevenzione. Questo è un dato che è emerso chiaramente, perché nonostante si sia cercato anche in sede di commissione di approfondire tante dinamiche, il tema è amplissimo, la materia è trasversale, perché possiamo parlare anche di quanto nel tempo ad esempio è stato costruito, di quanto è stato cementificato questo territorio, molto spesso anche sacrificando la prevenzione sul fronte idrogeologico. Ci sono delle situazioni ancora troppo critiche in troppi paesi della Toscana, segno evidente che non ci si può sempre solo appellare alla questione del cambiamento climatico. Sicuramente è un elemento, ma questo non esime la responsabilità politica di chi ha il dovere di mettere in sicurezza questa regione dall'affrontare questo tema in modo serio e programmato. È una valutazione sicuramente positiva, anche perché la Commissione ha iniziato i suoi lavori con due audizioni molto importanti e significative, quella del presidente Giani e dell'assessora Monni. Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal governo, a fare il proprio dovere, perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno alla Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del governo nazionale. Sono fenomeni che ovviamente si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza e intensità. Il lavoro della Commissione permetterà sicuramente anche di affrontare questo tema, che ovviamente chiama tutti anche a una riflessione sui cambiamenti climatici. Poi ci sono le questioni che devono essere affrontate rispetto a tanti temi che interrogano aspetti che sono collegati a questi ambiti, però sicuramente il tema dei cambiamenti climatici è un tema che ci interroga tutti e il lavoro della Commissione sicuramente permetterà di mettere in evidenza anche questo aspetto. La Commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi, e sono soddisfatto da un certo punto di vista perché il Presidente Giani ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra, in particolar modo da parte della Lega, per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa e chiaramente anche per gli eventi che colpirono il nostro territorio prima del 2 di novembre. Noi abbiamo fortemente insistito perché fosse presa in considerazione uno spazio temporale più ampio per ricomprendere gli eventi che accaddero a Viareggio, a Torre del Lago e anche sulla costa nella zona pisana e nella zona massese.
Però al contempo ho ricordato al Presidente Gianni che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora governo Renzi, è in qualche modo, come dire, gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti, anche perché dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia, mentre invece, anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni, penso a Campi Bisenzio, penso a Montemurlo, evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Gianni debba più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha, più che guardare alle questioni del governo. Temiamo che questa commissione in realtà, più che fare luce, possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030, che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009, quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Guardate, su questi temi non ci si può dividere. Ci sono le vite delle persone, le vite perse purtroppo da tante persone, famiglie che ancora piangono i loro morti, e noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo il motivo di quella commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere, per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più. Nella seduta del Consiglio regionale, tra i temi all'ordine del giorno, il bilancio dell'Agenzia per l'Impiego, la cosiddetta ARTI, ed è stata l'occasione quindi per parlare di lavoro tra i gruppi politici. Si parla quindi di assunzioni, di opportunità per i giovani, di contratti di lavoro e di formazione in Regione Toscana. Un tema molto ampio che ha coinvolto i consiglieri di maggioranza e opposizione in un dibattito in aula, ma noi andiamo ad ascoltare direttamente dagli interessati qual è la loro posizione sul lavoro e sul centro per l'impiego. L'Agenzia per l'impiego sta facendo degli enormi sforzi per cercare di arrivare a coprire quelle che sono tutte le esigenze di servizi per la Regione Toscana, e abbiamo apprezzato anche il lavoro che ha fatto durante il periodo del Covid, ma anche quando è nato il reddito di cittadinanza è riuscita ad aiutare moltissime persone. Proprio il reddito di cittadinanza ha consentito a tantissime persone di poter accedere a questi servizi e di cercare anche un ricollocamento. In questo momento abbiamo trovato un disallineamento tra quelle che sono state le risorse che sono state messe in ARTI e quelle che sono state consumate. Approfondendo con i funzionari abbiamo visto che il problema è delle assunzioni, perché in questo momento si fa fatica a riuscire ad assumere sufficiente personale. È segno che l'agenzia ha bisogno di ulteriori risorse.
quindi questi soldi che sono stati stanziati devono essere sicuramente rinnovati. C'è da fare un grande lavoro anche per recuperare magari tutto quello che è il gap assunzionale e di cui c'è bisogno perché l'agenzia possa lavorare al meglio e riuscire a portare avanti quello che è la carta dei servizi e tutti quelli che sono i servizi che vengono resi alla cittadinanza. Anche loro stessi hanno dovuto dire che appunto il venir meno di quella che era una risorsa come il reddito di cittadinanza è stato un momento anche difficile, un passaggio difficile, specialmente per quanto riguarda i servizi anche con ANPAL che sono stati poi tagliati. Una valutazione molto positiva, un voto convinto da parte di Italia Viva su un bilancio di circa 60 milioni di euro, una crescita importante sui livelli occupazionali ma soprattutto per i servizi che vengono erogati nel territorio, una strutturazione in maniera capillare che avviene in Toscana anche grazie alla patrimonializzazione di molte strutture che trovano anche dei restyling e degli investimenti, quindi una presenza forte con il personale nel territorio, un investimento programmato di lungo tempo che quindi dà merito al lavoro che ha svolto la dirigente e nel contempo l'assessorato, è una delle politiche attive più importanti della nostra regione e quindi è un avvicinamento importante a tante persone che hanno bisogno, che cercano lavoro e non solo, attività di formazione e non solo, ma soprattutto una presenza capillare dove la Toscana si fa presente nei territori anche nelle aree di crisi e soprattutto a sostegno essenzialmente del lavoro e dell'occupazione. Conferenza stampa con il Corecom Toscana nel Palazzo del Consiglio regionale a Firenze. Si è parlato di due bandi, di due iniziative rivolte al territorio che si chiamano Toscana in Spot e Toscana che fa bene. Si tratta di due iniziative che richiedono a professionisti ed associazioni del territorio la produzione di spot per favorire campagne di comunicazione. La prima per i professionisti sul tema dell'anno che riguarda l'attenzione alle truffe telefoniche sul web che ci sono in questo periodo che sono uno dei temi del 2024 e l'altro rivolto ad associazioni di volontariato e del sociale per presentare delle campagne di comunicazione che sensibilizzano la popolazione. Andiamo ad ascoltare le interviste. Sì, noi avevamo già pubblicato i due bandi, perché sono due bandi, uno è la Toscana che fa bene, l'altro è la Toscana Spot già a metà luglio, già avendo fatto una comunicazione pubblica in questo senso. Ora siamo a ridosso in qualche modo, mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la Regione Toscana e vari organismi che partecipano. Uno appunto è la Toscana Spot, che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolti ai residenti in Toscana a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto Non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro, un premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile. Sì, il CESVOT da sempre è attento alla comunicazione sociale, abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante. E quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso che ormai è alla terza edizione, le altre edizioni sono state premiate delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo dell'Unione Ciechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste, noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore. Si
Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.